visto la famosa, il famoso blitz di Cortina, poi c'è stata credo a Portofino, insomma in diversi porti, mi sembra anche nel sud, in alcuni posti sono stati fatti questi blitz. Ma questa è una radio romana e sappiamo benissimo che sotto controllo c'è Calagalera. Anche Calagalera, no? Che è vicino, certo. Esatto. Ora io mi domando questo, non credi che le istituzioni, a iniziare dall'Agenzia delle Entrate, siano in grado di verificare a priori, cioè è necessario fermare una persona su una macchina, è necessario andare a verificare proprio deviso queste persone, oppure non sono in grado, spingendo il famoso bottoncino e mettendo il codice fiscale, visto che siamo tutti quanti bene o male, diciamo, con questo come si può dire, con questo bollino che ci portiamo appresso, cioè non sarebbero in grado direttamente di poterlo verificare senza fare queste cose così plateali, che poi generano problemi chiaramente, perché poi la gente spaventa, non va più, e poi c'è tutto un discorso di collaterale, praticamente il turismo non va più in questi posti, c'è una specie di caccia alle streghe, ecco. Direi che nella maggior parte dei casi questo tipo di verifiche, nella stragrande maggioranza dei casi questo tipo di verifiche è superfluo, perché i dati risultano dalle iscrizioni nei pubblici registri, esatto, dei beni. Si possono verificare queste ipotesi con riferimento ad imbarcazioni iscritte all'estero, oppure imbarcazioni in leasing di cui non si sappia chi è l'effettivo utente. Però in genere il leasing, in particolare le automobili, è necessario inserire anche colui il quale usufruisce. Sì, l'utente, però se il leasing è contratto all'estero, no. Se il leasing è stato contratto all'estero, no. Quindi ci sono dei margini effettivamente di verifica. Il problema è quello di contemperare le esigenze della lotta all'evasione fiscale, che è una lotta sacrosanta e vera, e più che giusta. Certamente, però noi stiamo discutendo degli strumenti con il quale viene fatto. Con il problema di una eccessiva paura che si genera nel contribuente, e quindi un'ulteriore pressione e compressione dei consumi. Sì, c'è un po' il settore della caccia alla strega. La nautica è stata massacrata, credo. Sì, lo scorso anno quest'anno è stato veramente un settore particolarmente massacrato. Che poi dà lavoro di indotto a decine e decine di migliaia di persone in tutta Italia. Si tratta assolutamente di una necessità di contemperare le diverse esigenze. E come poi ritorniamo sempre al punto fondamentale, più si alza la pressione fiscale, maggiore diventa lo stimolo all'evasione fiscale. Questo non è un, un segreto. Fatta la legge, no? Trovato l'inganno, no? Sì, allora, l'evasione fiscale, l'altro giorno si parlava di utilizzare gli scontrini fiscali o le fattute, è vero, ne abbiamo parlato. Per dedurli la contrapposizione di interesse, no? Sì. E questa è la contrapposizione di interesse, e lì sicuramente questo è un elemento funzionante, ho sentito anche di inserire una lotteria, no? Come avviene in Brasile. Cioè i detentori degli scontrini partecipano anche a una lotteria, e quindi tutti hanno l'interesse, certo, a trattenere lo scontrino, anzi a farselo dare praticamente. Certo. Certo. E quindi appunto insisto sul punto fondamentale che il redditest può essere un elemento per convincere chi ha un tenore di vita non coerente a rivedere la propria posizione, però non è assolutamente un fattore al di là del quale non ci siano margini di discussione con l'amministrazione, in quanto il redditest rispecchi effettivamente il redditometro, le dati del redditometro derivanti dall'amministrazione finanziaria. Però mi sembra giustamente di aver capito dal tuo discorso che sarebbe il caso di rivedere alcune cose. In particolare mi ha molto colpito questa tua osservazione in merito al fatto, ad esempio, che le automobili non c'è una distinzione di annata, faccio un esempio, e poi ripeto, ho utilizzato il redditest la scorsa settimana, ho fatto delle prove sul redditest, sì, simulando vari livelli di chiamiamoli di famiglie o di singoli italiani con redditi standard, no? Sì. Ipotizzando
ipotizzando moglie, marito, due figli, l'età, il mutuo, l'automobile. Cosa ti usciva fuori? Erano quasi tutti veramente al limite. Al limite. Quindi... Questo è il fatto. Anche laddove, con ogni probabilità, non siamo certamente in presenza di evasori fiscali, no? Certo. Perché magari è un impiegato, reddito fisso, esatto. Non ha altre entrate, non ha la possibilità di evadere. Marito, entrambi impiegati con due figli, uno più grande e uno più piccolo, ciascuno dei due deve avere la macchina se deve andare al lavoro, o perlomeno fino a che non ci sarà un idoneo trasporto pubblico, certo. Dovrà valersi di questo. Dovrà avere due automobili, dovrà portare i figli a scuola, ha un appartamento acquistato col mutuo e... Certo. Ecco. E questi soggetti si trovano molto vicini, con i redditi, con gli stipendi che vengono ipotizzati, si trovano molto vicini alla incoerenza. Certo, certo. Anzi, gran parte degli italiani sono anche nelle condizioni di non poter evadere neanche volendo, perché avendo reddito dipendente addirittura gli viene trattenuta la fonte, quindi non possono neanche avere la capacità. Anzi, concludo con questa battuta, perché purtroppo è una considerazione importante. Oggi è il 3 ed è il primo giorno utile per i pagamenti di dicembre. Ebbene, questa mattina io sono passato in banca, anche una banca conosciuta grande, una filiale grande, e parlando con un funzionario mi ha detto: sono estremamente preoccupato, cioè, perché oggi ancora nessuno, dico nessuno, si è presentato per pagare la rata del mutuo, perché abbiamo diverse persone nel mutuo. Ancora oggi non si è presentato nessuno, perché oggi è il primo giorno utile. Vi ricordo che ricordo a tutti che il giorno 16 viene a scadere la seconda rata dell'IMU. Par pesante, chiamiamola pesante. Pesante è un eufemismo, perché io ho fatto i calcoli della mia rata del mutuo e chiamarla pesante è un eufemismo. Sì, ricordiamo che la terza rata comprende anche il coefficiente che i comuni hanno inserito. Sì, Roma, esatto, purtroppo fa la fascia alta. Porta dei dati eccessivamente eccessivi, veramente. Se posso dirlo, no? Sì, sì. Lo puoi tranquillamente dire, perché lo pensiamo e purtroppo lo sappiamo tutti quanti molto bene. Senti, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Ricordo ai radioascoltatori che abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'avvocato Giorgio Sbarbaro, che ci ha spiegato delle cose estremamente interessanti sul redditest. Noi lo ringraziamo e poi, se non ti disturbiamo, ogni tanto ti richiameremo, perché sei sempre estremamente chiaro. Sono curioso di sapere quanti sopravviveranno alla terza rata dell'IA, terza o seconda. Ne faremo poi dopo una puntata, senz'altro. Ti ringrazio ancora. Bene, e buona giornata. Arrivederci a tutti, grazie. E auguro buona giornata anche a tutti quanti i nostri radioascoltatori, e ci risentiremo domani. Grazie.